Parliamo di politica, politica città di Castello, si stanno formando i gruppi di lavoro, a me piace chiamarli così in questo momento, c'è un cantiere importante, un cantiere a sinistra che guarda al centro, del quale fanno parte tra gli altri il Movimento 5 Stelle ed Europa Verde. Ben trovato ad Enrico Pace, Europa Verde, e a Stefano Picchi del Movimento 5 Stelle. E allora, intanto, partiamo con Enrico. Mi motivi questa scelta? La scelta di candidarmi, cioè di aprire questo... Questo cantiere. Questo cantiere. Beh, diciamo come Europa Verde siamo... un po' estranei, sia come non eravamo né come maggioranza né presenti come opposizione, e è una forza che si è presentata per la prima volta in Umbria alle ultime regionali ed è un movimento politico che io lo chiamo apparentemente tematico, nel senso che effettivamente mettiamo al centro l'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. L'ambiente diciamo deve come tematica trainare tutte le altre ed è il momento storico per un cambiamento vero in questa direzione, nel senso che si aprono a noi delle sfide globali tali che ci chiamano come esperienze, come competenze, come energie a operare tutti insieme per poterle vincere. E in questa situazione a Città di Castello si apre lo scenario comunale ed è uno dei livelli in cui possiamo operare in questa direzione. Senti Enrico, tra i punti principali voi avete la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, il rispetto del patrimonio, del tanto patrimonio che abbiamo, il forte rilancio della green economy e nel nostro territorio sinceramente siamo un po' indietro rispetto ad altre realtà. Entrate in questo gruppo, in questa coalizione anche per cercare, no, di dare una forte accelerazione verde, soprattutto per quanto riguarda le energie alternative. Sì, assolutamente, diciamo deve essere il volano anche per uscire da una crisi e da una stagnazione che un po' il nostro territorio soffre, e dialogando con Castello Cambia, con il Movimento 5 Stelle e con la sinistra ci siamo trovati molto in sintonia su queste tematiche, e per cui speriamo di poter lavorare bene e raccogliere, anche attirare anche altre forze, perché veramente è una battaglia che deve essere senza pregiudiziali e deve unire tutti verso un traguardo che è veramente evitare l'estinzione della specie umana, no? Perché siamo arrivati a quel punto. Sono lotte che ci sembrano enormi, globali, ma poi si combattono nel locale. Bene, e invece per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Stefano Picchi, oramai il Movimento, giustamente, questa è una mia opinione personale, inizia a strutturarsi, al di là del limite dei due mandati o meno, queste non sono cose che interessano magari a chi ci vede, però decidete di non correre più da soli, anche perché è giusto che le idee poi vengano condivise. La vostra è una battaglia importante che riguarda soprattutto la digitalizzazione, l'abbattimento della burocrazia, la salvaguardia delle piccole attività, il fondo per le piccole imprese, no? Lo avete inventato e creato voi. E allora io ti faccio una domanda, però, perché Città di Castello credo che abbia sempre meno piccoli imprenditori, artigiani, su cui poter contare. Su questo si è costruita la ricchezza di Città di Castello. Città di Castello ha superato tante crisi perché aveva fior fiore di artigiani.
Superò una crisi importante negli anni 70 rispetto alla mia città di adozione, Sansepolcro, perché Sansepolcro si era poggiata totalmente sulla Vuitton. Io, questi artigiani, queste piccole attività, il negozio di fronte, il piccolo bar, l'alimentare, io non le vedo più, soprattutto al centro. Su questo sarete chiamati a rispondere. Questa sarà la grande battaglia. Ce la farete perché guardando Viale Morandi, Stefano, sinceramente diventa una battaglia epica, difficile. È come scalare a piedi nudi l'Everest o l'Himalaya. Assolutamente, riguardo a tanti punti, come ha detto già prima di me Enrico, siamo in piena sintonia, presumo tutti e quattro questi schieramenti. Nel problema che hai sollevato tu, la piccola impresa, il piccolo artigiano, quell'economia da sottobosco che è stata sempre importante non solo per la città, ma per l'Italia intera. Noi speriamo di far molto. Uno dei nostri punti a noi molto cari è il recupero del centro storico. Il centro storico, come dice spesso anche Emanuela, che è fatto anche di abitanti, ma non solo, di piccole attività, dei bar che menzionavi prima tu, del piccolo artigiano, della piccola bottega, che da anni a questa parte li abbiamo visti morire. A vantaggio di cosa? A vantaggio di quei centri commerciali che in una giusta misura hanno ragione di esistere, ma qua a Città di Castello, secondo noi, il discorso è stato un po' esagerato. Per cui noi punteremo in un rilancio del centro storico che cercherà di recuperare tutto quello che abbiamo detto adesso, dal bar di Rione al piccolo negoziante. Ovviamente c'è da lavorare molto, c'è da sfruttare tante opportunità che l'Italia, la Regione, l'Europa stessa ci mette a disposizione, che sono i fondi pubblici. Anche là abbiamo intenzione di fare un buon lavoro con l'esperienza che ci portiamo alle spalle noi del Movimento 5 Stelle. Sappiamo che sì, va bene il Recovery Fund, che è un'opportunità che si stanno mettendo nel piatto adesso. Ma ce ne sono sempre stati di soldi da attingere, da investire nella propria città, che finora li hanno sempre snobbati, o per mancato interesse o per mancate competenze. Infatti uno dei nostri progetti, insieme agli altri, è di costituire uno sportello, un ufficio all'interno dell'amministrazione che si occupi H24 di questo settore, che può e porterà tanto benessere alla città e ai cittadini. Da là bisogna partire. Bene, allora avremo modo di risentirci grazie a Stefano Picchi, Movimento 5 Stelle, Enrico Pace, Europa Verde. Vi auguro un buon lavoro e a risentirci, a presto.